Cari amici, buonasera. Ho detto buonasera, non ho detto buongiorno perché in effetti siamo prossimi all'orario del tramonto. Quest'oggi sarà una battuta semi-notturna, incomincerà nelle ultime ore di luce per poi protendersi verso le ore dell'oscurità. Qual è il nostro obiettivo? Quest'oggi l'obiettivo è il calamaro. Con me ad accompagnarmi l'amico Marco D'Ercole, mio storico amico e compagno d'avventura invernale, perché Marco non ha assolutamente paura delle basse temperature. È un ottimo pescatore di calamari e oltretutto è anche un sommo divoratore di calamari, quindi è il compagno di pesca perfetto. Bene, Marco, non ci resta che salpare perché, come vedi, il sole ormai è quasi dietro l'orizzonte e quindi è il momento di entrare in azione prima possibile. Quest'oggi ci vedete abbigliati con doppio marchio, giubbotti termici trabucco, pronti per sfidare il gelo, ma un berrettino Raptor, perché in realtà le attrezzature che mettiamo in pesca oggi sono degli ibridi tra il marchio trabucco e il marchio Raptor. Infatti la canna e il mulinello saranno sicuramente di marchio trabucco, però gli artificiali li abbiamo presi in prestito dal catalogo Raptor. E sono delle novità, sono altamente catturanti e non vedo veramente l'ora di metterle in pesca. Ecco fatto, ci troviamo a pochi centinaia di metri dalla riva, dalla costa, e allo spot ideale, anche perché in questa stagione il calamaro, anche il totoro, ma il nostro obiettivo oggi è il calamaro, si avvicina per la riproduzione al sottoriva. Qui dovrebbe essere il punto più idoneo per iniziare la nostra traina, quindi adesso mettiamo in mare il motorino ausiliario che ci garantirà una velocità di traina, di transito, è piuttosto bassa, che è l'ideale, e mettiamoci velocemente in pesca. Marco si sta dirigendo verso costa perché mi voglio mettere su una profondità di 10 metri, almeno per le prime fasi del calasole. E io intanto ho impugnato la Tsunami 12-30 libbre, che sarà la canna da trolling che ci accompagnerà in questo viaggio di pesca. È una canna molto particolare, 12-30 libbre, perché c'è un range piuttosto ampio che permette un'azione molto pastosa, molto parabolica, che è la cosa migliore per andare a colpire i calamari. I calamari hanno dei tentacoli, delle protuberanze particolarmente deboli e facili alla rottura. Una canna morbida asseconda i movimenti del calamaro all'amato e ci consente di non strappare via i tentacoli e perdere chiaramente il calamaro. Questa tipologia di traina, un po' perché viene fatta di notte, un po' perché presenta delle particolarità, deve essere la traina dell'ordine, nel senso che ci vuole una situazione di totale organizzazione. Andremo a pescare mettendo in mare molti artificiali, un trenino di ben 4 artificiali per ogni canna. Quindi necessiteremo sia nelle fasi di discesa verso il fondo, sia nelle fasi di recupero e di salpaggio di eventuali calamari, di una notevole ordine, nel senso che, come vedremo, gli artificiali vanno recuperati, gestiti e sistemati in maniera che eventuali grovigli siano totalmente scongiurati.
in pesca i Raptor Agi Hunter. Sono dei minnow caratterizzati da una struttura olografica, delle palline interne vibranti che aumentano l'appetibilità e delle palette che possono essere di due tipologie: una maggiormente affondante, che posizioneremo in coda sui nostri trenini, e una meno affondante, più piccola, che verrà alloggiata nei primi tre posti del nostro trenino. Quindi in fondo metteremo l'Agi Hunter con paletta molto grossa, mentre sulle altre postazioni posizioneremo degli artificiali con paletta piccola e quindi poco affondanti. L'assetto di pesca. Il trenino a quattro artificiali è stato posizionato in mare. Ora non resta che creare quel qualcosa che ci permette di capire se il calamaro è rimasto allamato. È chiaro che di giorno basterebbe guardare la vetta. Fortunatamente i mulinelli Neptune hanno una frizione molto molto delicata che ci permette di settarla al filo della sfrizionata, cioè molto vicino a quel limite che comincia a cedere frizione. Quindi la calibreremo proprio vicino, in prossimità di questo limite, inseriremo la cicala, così che quando il calamaro rimarrà attaccato, noi oltre a vedere la vetta flettersi, sentiremo la cicala. Recuperiamo fino al piombo, dopodiché gli ultimi metri vanno recuperati a mano, stando però molto bene attenti a non fare confusione. Io ho un pezzo di eva qui in basso sul quale attaccherò in successione i vari minnow da calamari. Ecco il primo. Ecco il secondo calamaro, il secondo artificiale. Il terzo, e sul quarto la nostra
sorpresa. Splendido calamaretto. Guardate la bellezza dei cromatofori che pulsano facendolo cambiare di colore improvvisamente. Direi che è un buon inizio. Altro calamaretto, credo. La sensibilità delle tsunami ci mette perfettamente a conoscenza di quello che accade alle nostre case. Un pochino il compito del mulinello Neptune è ora terminato. Ecco, al primo artificiale. Eccolo qua. Calamaretto che a breve diventerà rosso fuoco. L'ordine a bordo di notte in questo tipo di pesca e pescando con i trenini è di fondamentale importanza. Come avrete notato, a bordo c'è una striscia di eva. A cosa servirà la striscia di eva? La striscia di eva serve semplicemente per dare una successione di salpaggio agli artificiali. Vedete che io adesso sono arrivato al punto in cui ho due artificiali in mano e altri due da salpare. Basta che io posizioni sulla parte più alta dell'eva l'artificiale che poi andrà calato per primo, dopodiché sulla parte più bassa dell'eva in successione l'artificiale che dovrò calare per secondo, continuo il mio recupero degli artificiali per un controllo, posiziono il terzo e in ultimo il quarto. In questa maniera. Così facendo, quando poi andrò a mettere nuovamente in pesca la lenza, so che dovrò calare per primo questo, dopodiché sarà a questo, il terzo sarà a questo e in ultimo, quello più vicino alla canna, sarà giusto appunto questo. Quindi in questa maniera non avremo il minimo problema di attorcigliamento. Adesso ricaliamo, caliamo il primo, filiamo i metri necessari. Quando la lenza comincerà a chiamare il secondo artificiale da mettere in acqua, io non avrò dubbi e so che starà al secondo in successione. Calerò il secondo in questa maniera. La lenza continuerà a tirare verso il mare tutto il sistema pescante. A questo punto sta al terzo in successione. Calo il terzo. Ancora la lenza mi chiede chiaramente filo, fino a che arrivo all'ultimo. Tutti e quattro i nostri artificiali sono stati calati in mare regolarmente e tutto senza ovviamente fare nessun tipo di confusione. È chiaro che è notte e ogni piccolo problema di intrigo potrebbe diventare un grosso problema e compromettere l'intera sessione di pesca. Levo la cicala, canna flessa e calamaretto in arrivo. È un gioco da ragazzi, è una pesca divertente, semplice, però chiaramente come tutte le pesche vuole le sue regole. Adesso la vetta si piega e il calamare è all'amato. È chiaro, non è un gran combattente, quindi una volta catturato è più o meno come tirar su una busta, però fa parte della pesca. Guardate che colore rosso acceso sono questi calamari appena presi, che bellezza. Lui chiaramente non è molto d'accordo. Aia, subito dentro il secchio e di nuovo in pesca.
Siamo carichi, siamo carichi. Metto il primo artificiale. Ecco il secondo, in arrivo. È rimasto sul terzo, quindi l'artificiale è un pochino più affondato, ma non l'artificiale terminale. Eccolo qua. Eccolo qua. Ora bisogna stare attenti alla schizzata. Sfruttiamo lo skipper, il nostro amico Marco che sta al timone, e prendiamoci qualche istante per parlare di come è costruita questa lenza da calamari che sta dando questi risultati. Abbiamo detto che è una lenza a trenino, quindi è una lenza piuttosto complessa, non è facilissima da creare a bordo, meglio farla a casa. Abbiamo detto che presenta non uno, non due, ma ben quattro artificiali. È bene sempre scegliere degli artificiali di colori differenti, osservare come questi lavorano nella giornata, nella serata di pesca, e magari andarli a sostituire volta a volta, insistendo magari di più su il colore che dà i migliori risultati. Quindi disporre di più artificiali in colorazioni diverse riesce a farci a permetterci di fare una sorta di studio di settore che poi porterà al miglioramento del carniere finale. Ma come farla questo trenino? Come è stato creato questo trenino, questa lenza con più artificiali Raptor? È molto intuitivo il sistema, come potete vedere dalla grafica. In realtà si tratta di quattro artificiali, di cui uno terminale più tre montati su dei braccioli. Questi braccioli sono lunghi 2 metri ciascuno e sono uniti a un sistema trave mediante delle girelle X-Strong Crane di trabucco del numero 4. Queste girelle chiaramente scaricano tutte le torsioni e ci consentono di mettere in pesca più artificiali senza il minimo problema. Io addirittura ne monto fino a 6-7 per ogni canna. Questo chiaramente ci permette, nel momento in cui passiamo in mezzo a un branco di calamari, di fare catture multiple a ripetizione. A volte su 4-5 artificiali Raptor troviamo 4-5 calamari. Dalla grafica della lenza che stiamo mettendo in pesca si può vedere che in realtà la disposizione di questi artificiali della Raptor non è casuale. Abbiamo messo 4 artificiali. I primi 3 di questi 4 artificiali, cioè quelli più prossimi alla barca, presentano una paletta di dimensioni inferiori rispetto alla paletta di quello terminale. Perché tutto questo? Perché il Raptor ci permette di scegliere tra due tipi di artificiali: un artificiale a paletta maggiorata con un coefficiente di affondamento più elevato e degli artificiali a palettina ridotta con un coefficiente di affondamento meno elevato. Cosa facciamo? Praticamente noi mettiamo terminalmente quello con coefficiente di affondabilità più elevata, così che questo crei, una volta in pesca, un'inclinazione della lenza che permetterà poi agli altri 3 braccioli di lavorare ben distanti dal trave. Parliamo di diametri di filo e di misure di artificiali che abbiamo messo e che stiamo mettendo in pesca. I diametri che abbiamo impiegato sono lo 0,60 per il trave che alloggia le 4 girelle. Dallo 0,60 partono, come abbiamo detto, 4 braccioli di 2 metri che poi si vanno a ricongiungere con gli artificiali. Questi braccioli hanno un diametro leggermente inferiore, cioè 0,45. Che tipi di filo abbiamo usato? Non abbiamo usato fluorocarbon questa volta, abbiamo usato dei nylon però di primissima qualità, in particolare il T-Force Soft Max. Lo riconoscete perché ha un packaging molto simile all'ormai immancabile fluorocarbon di casa Trabucco, cioè l'XPS Fluorocarbon Saltwater. Quindi assomiglia la confezione a quella dell'XPS Fluorocarbon Saltwater, però ha chiaramente delle diversità. Infatti si presenta di colore giallo e nero invece del classico colore blu e nero dell'incredibile fluorocarbon di casa Trabucco. Chiaramente ha le caratteristiche del nylon, cioè più elastico rispetto al fluorocarbon, però vanta dei carichi di rottura e una morbidezza davvero
incredibili, quindi un filo, il Softmax, davvero eccellente per questa tipologia di pesca. La gamma di artificiali Raptor che stiamo mettendo in pesca quest'oggi è davvero vasta. Gli Aichi Hunter sono disponibili ben 6 colorazioni, tutte altamente catturanti. Consiglio di prenderne in più colori e averle a disposizione così da poterle intercambiare e scegliere il colore giusto per il calamaro, anche per il calamaro più diffidente. Due sono i modelli di questi Aichi Hunter. In particolare abbiamo il Deep Runner, che è di misura più contenuta, 9 cm, presenta una paletta particolarmente robusta e affondante, e poi abbiamo lo Shallow Runner, che è quello di forma più affusolata, che abbiamo messo nella parte più prossima alla barca, affonda meno rispetto al Deep Runner e riesce comunque a garantire un assetto di navigazione davvero decisamente adescante e catturante per tutti i calamari con cui ci troveremo ad avere a che fare. Lo schizzo di rito, piccolino questo qui, non è niente di... questo è più piccolo che abbiamo preso, però va bene lo stesso. Parliamo di zavorra. Ora, noi qui sulle coste toscane non abbiamo bisogno di grosse zavorre, quindi andiamo a trainare 15, 20, 25, 30 metri al massimo, quindi bastano una sorta di piombi guardiani. Quest'oggi io ho messo su una canna 200 grammi con un elastico e sull'altra 100 grammi per pescare un po' più alto, quindi la zavorra è minima. Ciò non toglie che possiate usare tranquillamente dei sistemi di affondamento di tipo steam, quindi con meccanismi di idrodinamicità opposta che portano le lenze verso il fondo. Ognuno usa il sistema che meglio crede, tanto poi la lenza con cui andrete a pescare sarà comunque la lenza così costruita, cioè la lenza costruita a trenino. Ora è il momento di tirare fuori questo calamaretto. Questo è un po' più bello. È rimasto attaccato. È rimasto attaccato alla barca. Taglia medio piccola, questi sarebbero ottimi per andarci a traina, però dobbiamo accontentarci di quello che Poseidone ci regala quest'oggi. Questo colore così olografico oggi sta dando veramente grandi risultati. Abbiamo del giallo, del blu, del rosso, del bianco avorio, insomma è decisamente molto gradita al mollusco cefalopode. Questo mi sembra il video giusto per togliere ogni dubbio sulla differenza tra calamaro e totano. Sono lo stesso animale, sono animali differenti, ebbene sono animali differenti. Sono animali differenti sia dal punto di vista anatomico che dal punto di vista tassonomico. La classificazione chiaramente vede degli elementi comuni, infatti sia totani che calamari appartengono allo stesso filum, quello dei molluschi, appartengono alla stessa classe, cioè quella dei cefalopodi, e anche allo stesso ordine, cioè quello dei teutidi.
Però se andiamo a vedere l'ultima classificazione, e in particolare la famiglia, vediamo che appartengono a due famiglie diverse. Il calamaro, che è quello che stiamo pescando quest'oggi, appartiene alla famiglia dei Loliginidi, mentre il totano, che oggi non abbiamo preso, appartiene alla famiglia degli Ommastrefidi. Bene, la tassonomia è sicuramente importante, ma come distinguerli in pratica l'uno dall'altro? È facile, bisogna andare a individuare e a guardare quelle pinne, quella sorta di alette triangolari che si trovano sul mantello del mollusco. Nel caso del calamaro, queste alette sono di forma allungata e si distribuiscono lungo tutto il mantello del cefalopode, mentre nel caso del totano queste due pinnettine sono intanto più a forma di triangolo equilatero, per così dire, e si localizzano sulla parte apicale, verso quindi la punta del mantello. E quindi, identificando e osservando queste alettine, distinguiamo calamaro da totano.